Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la Giunta Comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni davanti ai nostri concittadini, sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni ci ha permesso di presentarci in Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta. Ma anche voi del Governo, che avete sempre manifestato nei vostri programmi una grande sollecitudine per la rinascita del Sud, siete interessati a questo piano. L'aiuto che chiediamo al Governo attraverso l'autorevole appoggio di Vostra Eccellenza non è solo finanziario, ma anche morale e soprattutto urgente. E se questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal Governo. Eccellenza, in vista delle elezioni questo volo può preludere in Consiglio Comunale ad un'alleanza tra il centro e la destra. Beh, non corriamo troppo, eh? Anzi, in questo caso non voliamo troppo. Questo è semplicemente quello che vedete. Il ministro, in previsione della concessione dei fondi, ha voluto personalmente, per conto del governo, rendersi conto di come questi fondi verranno impiegati. Quanti miliardi? 300 miliardi. Thank you.
Thank you.